Benvenute a tutte e a tutti sul canale, nuovo video, e questo sarà un video molto particolare a cui tengo veramente tantissimo perché sarà una recensione barra riflessione su un libro che ho finito di leggere ormai da qualche giorno. Mi sono presa qualche giorno di tempo perché ho voluto riflettere su questo libro e oggi finalmente posso parlarvi del magico potere del riordino di Marie Kondo. Ormai questo libro è famosissimo anche qua su YouTube, già parecchi youtuber ne hanno parlato ed è proprio grazie ad alcune di loro che ho trovato la voglia di leggerlo anch'io, perché comunque ero già motivata e portata al voler riordinare al massimo la mia casa e quindi ho detto voglio leggere anch'io il libro della famosa Marie Kondo o con Marie appunto, e quindi ho deciso di comprarlo ed appunto il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita. Vi leggo l'introduzione che fa il libro, diciamo un riassunto. Il caos degli oggetti inutili soffoca non solo le nostre case ma anche le nostre anime. Marie Kondo invita a liberarci di tutto ciò che non ci ispira emozione, perché solo circondandoci di cose che ci danno gioia potremo essere felici. La vita vera comincia dopo aver riordinato. Ed è esattamente così. Allora, innanzitutto vi dico dove l'ho acquistato. Io l'ho trovato su Amazon e l'ho pagato 13 euro, no scusatemi, su eBay e l'ho pagato 13,90 euro. È un libro bellissimo perché vi trasmette veramente tantissimo, almeno per quanto riguarda la mia esperienza con la lettura di questo libro mi ha trasmesso davvero tante cose. Innanzitutto imparate a riordinare nella maniera giusta, e a riordinare anche in una sola volta ma per categorie. Marie Kondo infatti dice che non bisogna riordinare stanza per stanza ma categoria per categoria, quindi se decidiamo di riordinare la sala non è che la riordiniamo tutta, ma della sala andremo di categoria in categoria. Per esempio lei consiglia di non iniziare mai per riordinare la vostra casa dal controllare e quindi voler riordinare e decidere se tenere o buttare i ricordi, perché in questo modo fallireste completamente la missione. In genere si tende a cominciare dai vestiti, poi parla di documenti, libri, insomma tutto quello che potrebbe essere cose di casa eccetera, i ricordi comunque sempre alla fine, ricordi, quali fotografie, regali che possono essere stati di un familiare eccetera, quelli assolutamente alla fine. Devo dire che io ho fatto un bel decluttering di abbigliamento, anche se sto ancora continuando a farlo perché ogni tanto mi accorgo che qualche pezzo che ho selezionato e deciso di tenere alla fine non mi piace, o comunque non utilizzo più o non lo utilizzo così tanto, e quindi comunque nel decluttering poi fai altro decluttering. Ma questo si apprende poi piano piano. Quindi la cosa importante che vi insegna questo libro appunto è ordinare, ordinare per categorie e tenere solamente le cose che amate, le cose che vi fanno battere il cuore, le cose che quando le vedete o le toccate vi fanno emozionare. Quindi se ad esempio avete una cosa, io prendo il mio segnalibro ad esempio, che quando lo prendete in mano non vi comunica nulla, semplicemente voi ringraziate questo oggetto perché ha fatto parte della vostra vita anche se non vi ha comunicato nulla, e lo regalate, lo buttate, lo vendete a seconda delle condizioni dell'oggetto e del tipo dell'oggetto naturalmente. E se invece l'oggetto che prendete vi comunica un sentimento, comunque dite questo oggetto lo uso, mi piace tanto, mi serve tanto, allora è giusto tenerlo. Quindi la cosa, l'importanza è la consapevolezza di tenere solamente le cose che amiamo e che ci fanno stare bene, quindi quelle che realmente ci rendono felici. E quindi poi il concetto è vivere in una casa dove abbiamo solamente oggetti, cose che amiamo. Per esempio nella mia vetrinetta che vedete qua alle mie spalle, il contenuto sono tutte cose che amo, mi rendono felice, e anche se non le tocco tutti i giorni, perché non è che apro la vetrinetta e tocco l'oggetto, solamente a vederle mi ispirano un sentimento, un'emozione. E quindi questo è importante perché vuol dire che quegli oggetti che ho sono oggetti che realmente amo e quindi tengo. E quindi anche questo è molto importante, perché appunto il riordino significa tenere cose che si amano oltre che servono naturalmente, e questo fa sì che
si cambia anche un attimino l'ottica della vita, quindi si faccia riordino anche proprio nella propria vita, oltre che nella propria casa. Questo modo di imparare a non aver paura, a buttare, regalare, donare cose che non si utilizzano, che siano nuove, che siano regali, che siano ricordi, fa sì anche che voi abbiate una maturazione interiore. Quindi se voi siete in grado di dare via una cosa che magari appunto era un ricordo ma è nuova e non l'avete mai utilizzata, avrete anche prenderete una maturità interiore, ecco, sarete più consapevoli anche di quello che vi rende felice anche al di là dell'oggetto proprio nella vita. Quindi prenderete piano piano fiducia in voi stessi e autostima. E mi rendo conto che iniziando questo processo piano piano di decluttering, di cose che veramente ho in casa che non ho mai utilizzato, utilizzato poco o ho comprato per la moda del momento, mi rendo conto che piano piano, riuscendo a darle via, inizio anche ad acquisire più sicurezza in me stessa. E questo è molto importante ed è appunto il concetto che vuole dare Marie Kondo. E mi piace un sacco perché appunto ti spiega bene come riordinare, come sistemare anche per esempio le maglie nei cassetti e tenerle quindi in un determinato modo, piegarle in un determinato modo che ci fa sì che noi le vediamo bene, quindi le utilizziamo, non metterle come il negozio, come facciamo tutti sostanzialmente, di piegarle e metterle una sull'altra. Insomma, ho imparato un sacco di cose e appunto oltre a livello di ordine anche a livello proprio interiore e mentale. Quindi per me questo libro è stato veramente utilissimo, perché già io che purtroppo di mio, di natura, sono molto ansiosa, ho pochissima autostima e fiducia in me stessa, questo libro mi ha aiutato tantissimo e mi piace veramente un sacco e lo terrò veramente come un oggetto prezioso. Mi piace, vi parla appunto, va proprio a capitoli e ad esempio vi volevo proprio far capire che questo capitolo è molto importante. Secondo me non è vero che mettere in ordine tutto di una volta crea un effetto boomerang, perché tanti dicono che se si mette in ordine tutto di una volta si ricade nel circolo del disordine. In realtà non è così, se appunto si fa una selezione di categoria per categoria, e io stessa ho constatato ed è assolutamente così. Poi volevo anche farvi vedere, ecco, proprio vedete che dice non riordinate stanza per stanza ma categoria per categoria, è proprio la base principale di Marie Kondo. E veramente questo libro mi piace, mi ha reso veramente tante cose molto più semplici. E un'altra cosa importante che ci tenevo appunto a dirvi è che è vietato accatastare le cose una sull'altra, il segreto è metterle in verticale. Insomma, diciamo che vi dà tanti consigli, tanti trucchetti per avere appunto una casa ordinata, una vita ordinata e più consapevolezza di quello che ci serve realmente. Quindi sostanzialmente anche l'idea di vivere felici e sereni con l'essenziale. Quindi se ad esempio vi piacciono i rossetti, comprate e tenete solo quelli che vi stanno bene, che davvero vi piacciono. Non ha senso per la moda o per una collezione che non serve comprare colori o rossetti di tutti i brand, di tutte le nuove collezioni, solo perché vi piacciono. Assolutamente no. Quindi vivere con l'essenziale, ma non significa vivere male, ecco. Lei parla di minimalismo, comunque il concetto di minimalismo assolutamente non vuol dire che se vivo con l'essenziale vuol dire che se mi trucco non sono essenziale o minimalista, se vado dalla parrucchiera uguale, no, assolutamente. Vivere con l'essenziale è per vivere sereni, cioè quindi avere le cose che realmente usiamo. Se usiamo 800 smalti vorrà dire che avremo 800 smalti, ma se noi di quegli 800 ne usiamo 3 non ha senso avere tutti gli altri, ecco. Quindi è veramente una cosa importante, questo libro mi è piaciuto un sacco, mi ha veramente aiutato in tantissimo, e quindi ve lo consiglio perché vi aiuterà a riordinare la vostra casa, a riordinare la vostra vita e il vostro appunto modo di essere, vi darà sicuramente una carica e un'autostima in più. E veramente il metodo con Marie, secondo me, è un metodo veramente efficace. Quindi
Vi consiglio, se non l'avete ancora, di acquistare questo libro. Se invece l'avete già acquistato e già letto, fatemi sapere che cosa ne pensate e se voi avete avuto un beneficio nel leggerlo. E quindi, insomma, aggiorniamoci, perché secondo me è un argomento molto molto interessante. E nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo che nel frattempo è in corso sul canale il mio giveaway, valido fino al 15 di settembre. Andate a vedere il video, dove troverete tutte le indicazioni per poter partecipare. E nulla, io vi saluto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivate la campanellina e mettete un like di supporto al video. E nulla, io vi saluto, vi auguro una buona serata e come al solito noi ci vedremo alla prossima.